Sì, grazie Presidente. E questa proposta di delibera, come appena riferito, consiste nell'integrazione del regolamento EPA che è stato approvato nel 2017 e che, diciamo, tale proposta di integrazione nasce proprio a margine di una proposta d'iniziativa popolare che è stata bocciata in aula, se non ricordo male, a novembre, e che a margine di quella proposta poi fu presentato un ordine del giorno che stabiliva, tracciava un certo percorso. Ora questo percorso è stato compiuto e quindi si è pensato di integrare la proposta, il regolamento in essere con come dire, un nuovo articolo che prevede, lo leggo testualmente: Roma Capitale intende introdurre una gestione diretta del servizio EPA mediante un programmato e progressivo reclutamento del relativo personale utile all'espletamento del servizio, che preveda l'istituzione della figura professionale specialistica di operatore educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità. È necessario, quindi, si è reso necessario seguire questo percorso che ovviamente diciamo ha già come dire, effettuato, no, i percorsi previsti in caso di modifica di regolamento. Quindi abbiamo acquisito i pareri dei dipartimenti, i pareri degli assessorati, con i quali abbiamo fatto veramente un lavoro molto puntuale e capillare. Abbiamo ascoltato il parere dei municipi e quindi le commissioni di competenza, la commissione scuola, la commissione personale e anche la commissione politiche sociali si sono espresse, sebbene diciamo la commissione politiche sociali non ha una specifica competenza in materia, in quanto, come ricorderemo, il servizio EPA proprio con il regolamento del 2017 è stato incardinato nelle politiche educative, configurandolo come diritto allo studio e quindi non come assistenza di tipo sociale, ma proprio come assistenza per garantire il diritto allo studio. Quindi questo si chiede all'Aula ovviamente di approvare questo inserimento che non modifica la natura stessa del regolamento ma amplia le prospettive. Voglio ricordare che anche l'assessore al personale, quindi Antonio De Santis, ha previsto la figura dell'OEPA con un percorso graduale che possa portare quindi alla cosiddetta stabilizzazione. Per seguire tutto l'iter, come ho detto, questo inserimento nel regolamento si rende necessario, fermo restando che poi il servizio in ogni caso deve essere reso, perché è uno dei servizi obbligatori che Roma Capitale deve erogare agli utenti. Quindi si chiede all'Aula appunto l'approvazione dell'inserimento di questo nuovo articolo, ulteriore articolo all'interno del regolamento. Voglio ricordare che non è la prima volta che come Commissione Scuola interveniamo a integrare il regolamento. Silenzio, per favore, colleghi, troppo vociare in aula. Dicevo, non è la prima volta che provvediamo, come ho detto, ad integrare i regolamenti. L'abbiamo fatto con il regolamento sul trasporto scolastico, facendo dei correttivi laddove si è reso necessario. Quindi, alla luce delle istanze, delle istanze degli operatori, proprio per avviare questo percorso è necessario provvedere all'inserimento di questo articolo all'interno del regolamento del servizio OEPA. Grazie.